abbracciamo è il nostro tricolore, dentro il cuore noi portiamo. Siamo grati ai caduti a cui rendiamo onore, eroi immortali, esempi di valore. Ad una bandiera le armi presentiamo, e il nostro tricolore dentro il cuore lo portiamo. Ardono i nostri cuori, siamo forti. Bandiera!
facciamo è il nostro tricolore, dentro il cuore noi portiamo. Siamo grati ai caduti a cui rendiamo onore, eroi immortali, esempi di valore. Ad una bandiera le armi presentiamo, e il nostro tricolore dentro il cuore lo portiamo. Ardor nei nostri cuori, sempre più forte noi si accenderà. Sempre noi sarà fierezza e vittoria, con rinnovato ardor nei nostri cuori, ardor nei nostri cuori, sempre più forte noi si accenderà. Sempre noi sarà fierezza e vittoria, con rinnovato ardor nei nostri cuori. Noi qui siamo venuti ad onorar l'Italia, serviamo la patria. Domattina alle 10.30, in occasione della soppressione del 123° Reggimento Chieti, la cui cerimonia si terrà alla caserma Berardi alla presenza delle massime autorità istituzionali della nostra città, della provincia di Chieti e della regione Abruzzo,
le donne e gli uomini comandati dal colonnello Claudio Brunetto lasceranno per sempre l'antica e nobile Teade Arucinorum. Fino ad oggi il 123° Reggimento Chieti ha avuto il compito di effettuare l'addestramento di base dei soldati in ferma prefissata per un anno. È un addio dunque e non un arrivederci. È un distacco definitivo che ci lacera nel profondo dell'anima e del cuore. È un momento mai immaginato, neanche lontanamente, da tutti quelli che sono nati, che hanno studiato e che vivono da generazioni in questa città. Con la chiusura del 123° Reggimento Chieti va via qualcosa in più di 100 anni di vita vissuta a stretto contatto di cuore. Colonnello, ha sentito cosa ho detto in apertura? Purtroppo si tratta di un addio. Sì, io devo ringraziare il dottor Liberatore, che è un grande amante delle forze armate, delle forze di polizia, è veramente uno di noi. E le parole che ha detto sono parole che commuovono, sono le parole che sentiamo tutti, il signor Sindaco, che mi affianco in tutti i sensi anche in questo momento, e quindi so che questo è un momento triste per tutta la città e per tutta la provincia, però lo spettacolo deve continuare e abbiamo voluto terminare con un momento di festa e un momento di spettacolo. Mi hanno proposto di fare un concerto, di farmi questo regalo di chiusura.
A mai una bandiera! La nostra nuova vita, quindi sfruttiamola, divertiamoci e lavoriamo anche ogni tanto, oltre a divertirci. Grazie, prego.